Viaggiare nel proprio paese o nella propria regione è la soluzione ideale per spendere meno innanzitutto e conoscere meglio quello che ci sta intorno. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Con il coronavirus, purtroppo le frontiere, almeno nel momento in cui parlo, non sono ancora aperte. E non è detto che dal 3 giugno gli stati con cui confiniamo aprano le frontiere a noi italiani, mentre in teoria l'Italia aprirà appunto le frontiere al turismo estero. Quindi direi che è il caso di pensare a quali sono i buoni motivi per viaggiare nel nostro paese o nella nostra regione, quindi in Italia perlomeno. Primo punto è l'esercitarsi nella scoperta. Noi italiani siamo molto famosi, tra virgolette, per conoscere molto bene l'estero, ma molto poco l'Italia. E fidatevi, in Italia c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Io pochi anni fa ho scoperto che a 5 km da casa mia c'è un mulino funzionante, per esempio. Quindi anche nella propria città potete scoprire cose nuove da appunto esplorare o da visitare. Secondo punto è la compatibilità col lavoro. Non sempre si hanno le ferie quando vogliamo o per quanto tempo vogliamo, quindi una gita fuori porta di una giornata o di un weekend può dare la stessa soddisfazione di un viaggio di 2 settimane dall'altra parte del mondo. Terzo punto è l'accessibilità. Infatti viaggiare nel proprio paese o comunque a pochi chilometri da casa abbatte assolutamente i costi di viaggio, appunto, quindi si viaggia a low cost e la praticità è che non dovremmo preoccuparci di avere documenti, come visti, passaporti, eccetera. E, per chi è abituato a viaggiare in posti e paesi un po' particolari non dovrà nemmeno preoccuparsi di fare vaccini, eccetera. In più c'è un altro vantaggio che è quello della lingua, non dovete ingegnarvi per farvi capire in una lingua straniera. Quarto motivo è quello che potete sfruttare finalmente parenti e amici che sono sparsi in giro per la penisola. Tutti noi abbiamo qualche parente o qualche amico che è andato a studiare da qualche parte o che si è trasferito in Italia, appunto in un'altra città, e che ci ha detto: "Oh, mi raccomando, vieni a trovarmi". Bene, questo è il momento giusto per appunto organizzare una bella rimpatriata e appunto riscattare questo, tra virgolette, favore. È anche un ottimo modo appunto per viaggiare low cost, visto che sarete ospitati e potete mangiare a scrocco, tra molte virgolette. Ovviamente condividerete appunto del tempo con persone a cui volete bene e avrete anche modo di vivere la città da un punto di vista particolare perché la vivrete con qualcuno che ci vive, quindi potrete scoprire qualche angolo nascosto che magari con una guida turistica non vedrete mai. Però personalmente vi dico fatelo perché comunque sia, magari potete comunque anche permettervi di restituire il favore. Io e mio fratello siamo stati ospiti di parenti per quanto riguarda la zona di Milano e appunto siamo stati ospiti da loro e abbiamo, tra virgolette, approfittato della loro ospitalità per poi spostarci a Milano una giornata e farci appunto la visita di Milano in un giorno, che trovate anche su questo canale. Quinto punto è quello di farsi una cultura. Infatti molto spesso quando andiamo all'estero ci viene chiesto: "Ah, ma cosa si può vedere in Italia, eccetera?" E in realtà molto spesso, a parte le cose più turistiche, non riusciamo a nominare nient'altro. Quindi viaggiare in Italia o nella propria regione significa anche conoscere le caratteristiche, quelle un pochino più nascoste, e le curiosità e tradizioni di regioni in cui magari non siamo mai stati ancora. Ragazzi, visto che siamo a metà, vi ricordo che se siete interessati e se siete arrivati fin qui, potete lasciare un bel like. E nel caso non siete iscritti, iscrivetevi al canale, magari attivando anche la campanella per rimanere aggiornati su ogni pubblicazione che verrà fatta su questo canale. Punto numero 6 è la facilità. Come dicevo prima, il fattore linguistico secondo me è importante, soprattutto se non siamo in grado di arrangiarci con eventualmente l'inglese o qualche altra lingua straniera, quindi il fatto di non doversi sforzare per parlare con qualcuno e comunicare è sicuramente un punto forte di vantaggio. In più avremo una grande facilità per reperire le varie informazioni legate a musei, orari dei treni, eccetera. Quindi in assoluto viaggiare nel proprio paese è molto più pratico che viaggiare all'estero. Motivo numero 7, potrete creare delle nuove amicizie che saranno più durature nel tempo.
In particolare per chi magari viaggia in ostelli, eccetera, è più facile conoscere gente nuova e considerando il fatto che siete nel vostro paese, avrete la possibilità di conoscere persone con cui non avete appunto, come dicevo prima, difficoltà nel comunicare e potreste eventualmente creare delle relazioni un pochino più a lungo termine con qualcuno che sta a non troppi chilometri di distanza da voi. Ottavo motivo, potete muovervi con la propria auto. Viaggiare con la propria auto permette di organizzare gli spostamenti in autonomia e come ci pare sostanzialmente. Avremo infatti una grande libertà appunto negli spostamenti e potremo decidere in autonomia il nostro itinerario e le nostre tempistiche, sfruttando appunto al meglio le possibilità che ci offre il territorio e anche nel periodo in cui stiamo viaggiando. Legato a questo punto c'è anche il punto 9, ovvero l'improvvisazione. Appunto, rimanendo vicino a casa potremo improvvisare, tra virgolette, dei bellissimi viaggi anche all'ultimo minuto, quindi prendendo la macchina e facendo una scampagnata in un posto a pochi chilometri da casa, oppure farsi un weekend da qualche parte senza appunto andare ad influire su quelle che sono le ferie che dovremmo chiedere nel caso a lavoro. Decimo punto, trovare ispirazione per i prossimi viaggi. Conoscere bene quello che ci sta più vicino, quello che ci circonda, ci servirà ad essere più sicuri di noi durante i prossimi viaggi anche all'estero e quindi avremo modo di programmarli anche più facilmente. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, non vi resta che lasciare un bel like se non l'avete già fatto e se non siete iscritti vi ricordo di iscrivervi al canale. Mi piacerebbe ricevere da voi qualche consiglio sulle cose da vedere nella vostra regione, magari interessante anche per chi guarderà questo video in futuro, quindi lasciate un commento qui sotto con le tre mete che consigliate nella vostra regione. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!